26 maggio 2009. Ciao diario, mi chiamo Daniel Franklin. Ho appena comprato questa bellezza di pelle rilegate di un diario in una svendita di quartiere. La copertina è nera e liscia e le pagine ingiallite con una trama vecchia. Non ho dubbi che si tratti di un dettaglio che mi diventerà presto familiare. Diavolo, mi piace proprio da matti. Gli dona un'aura di antico. Una cosa deliziosa, non trovi? Ma sto divagando. Oggi è stata una giornata piena di avventure, che finalmente hanno rotto la routine in cui la mia vita era caduta. Come prima cosa ho provato il nuovo ristorante sull'ottava strada, e poi ovviamente ho comprato questo fantastico diario a una svendita del quartiere di Eatonville. Quella simpatica nonnina vendeva un sacco di cose, e i biscotti che dava a chi comprava qualcosa erano semplicemente deliziosi. Potrei tornare anche solo per prenderne uno, o addirittura per comprare la ricetta stessa. Il mio gatto Bartolomeo mi farà compagnia stanotte e io devo tagliare già qui questa prima, seppur corta, annotazione. Spero di aggiungere le memorie della mia vita ancora tante, tantissime volte. 27 maggio 2009. Ciao diario, qui Daniel. Oggi è stata una noia mortale, come al solito. Perfino il mio libro favorito non è riuscito a sollevare questa nuvola tediosa da sopra la testa. Sto perfino cominciando a trovare il mio migliore amico Mark fastidioso. Non è una persona speciale, un semplice padre di famiglia di una qualsiasi famiglia americana di periferia. C'è qualcosa di sbagliato in me se penso che gli esseri umani siano inutili. Continuo a passarmi per la testa quanto poco interessanti siano le creature di cui mi sono circondato. Ashley, con la sua lista infinita di nomi per i suoi animaletti. Stewart, con il suo continuo borbottio sul paranormale, UFO e cose di questo genere. Pensavo che le sue teorie fossero interessanti, ma sono sempre la solita robaccia giorno dopo giorno. Sarebbe veramente molto sbagliato pensare a loro semplicemente come a un mucchio di carne e ossa a cui non si sarebbe dovuto dare neanche un cervello funzionante. La morte sarebbe un sollievo per loro. Aspetta, ma cosa diamine sto scrivendo? Questi sono i miei amici. Che diamine di pensieri faccio? Oggi mi sono fermato a casa della dolce nonnina. Abbiamo diviso un piatto di quei favolosi biscotti e del tè di un gusto che non saprei proprio descrivere. Proprio una dolce e simpatica vecchina. Un vero peccato che la maggior parte della sua famiglia sia morta e che il restante l'abbia dimenticata. Il suo nome è Susa Anderson e la sua casa è così piena di antichi ninnoli che ne sono rimasto affascinato. Ci tornerò sicuramente. Meglio chiudere qui per oggi. Mi sto ancora chiedendo, però, come posso anche solo aver pensato certe cose sui miei più cari amici. 28 maggio 2009. Diario. Questa sarà una notte tormentata. Mi sono svegliato a causa di... Beh, non so bene se si sia trattato di un bel sogno o di un incubo. Lo ricordo così chiaramente, anche se i sogni non mi sono mai restati in testa sin dalla pubertà, e molti sono stati più confusi o bagnati. Questo è stato strano, sembrava più a una memoria che a un sogno. Probabilmente avevo completamente rimosso questo ricordo. Avevo circa 5 anni ed ero il figlio del macellaio della città. La mia sorellona adolescente al tempo mi adorava ed io adoravo lei. Non sapevo però che lei fosse triste, l'avevo sempre vista così felice. Anche mentre scrivo questo diario continuo a non capire. Nel mio sogno stavo giocando in giro per la casa, ma qualcosa non quadrava. Mancava uno dei coltelli di mio padre. Guardavo affascinato il buco fra i manici neri. Papà diceva sempre di avvisarlo quando mancava un coltello dal suo bancone. Per non so bene quale ragione però non ho badato alla regola e ho continuato con il mio sogno, fino ad arrivare nella camera di mia sorella. Era sul letto. Le braccia penzolavano dai lati, gocciolanti di un liquido rosso che sembrava succo. Mi sono avvicinato a una delle pozze di liquido rosso e senza pensarci troppo ho immerso il dito nel liquido e poi in bocca. Non aveva un sapore piacevole, piuttosto aveva lo stesso gusto di alcune di quelle pietre che papà usava per affilare i coltelli. Il resto del sogno sembrava una slow motion. Mamma ci aveva trovato e urlava mentre si lanciava su mia sorella. Io invece tiravo il suo vestito e le chiedevo che cosa avesse da urlare, dato che la mia sorellona aveva imparato a fare il succo. E qui
Mi sono svegliato rabbrividito. Credo che non dimenticherò mai questo sogno. Ma è veramente un ricordo che mi sono dimenticato? Posso ancora sentire il sapore di quel succo. Il sapore sgradevole di ferro è forte, ma anche dolce. 9 giugno 2009. Diario. Ho una spiegazione da darti alla mia assenza. Mark è morto in un incidente automobilistico e si è dissanguato. Oddio, povera Justin, compierà 5 anni fra poche settimane e non avrà un padre con cui festeggiare. Mona, sua moglie, è distrutta. Il servizio funebre è domenica. Mi mancherà terribilmente. Ci conoscevamo fin dall'asilo. Sono stato un fantasma negli ultimi giorni. Il mio capo mi ha concesso alcuni giorni di riposo, almeno fino al funerale. Sarà difficile affrontare questa perdita, ma sono certo che tutto andrà bene. Ouch! Dannazione! Mi sono tagliato con la carta! Come fa un taglio così piccolo a sputare fuori così tanto sangue? Però devo ammettere che ha proprio un sapore dolce, esattamente come me lo ricordavo. Molti lo trovano troppo metallico. Nessuno riesce a cogliere il lato dolce del fluido sanguigno. Ma, di nuovo, che cosa sto dicendo? Che schifo! Bere sangue, dire che ha un sapore dolce, che barbarie, anche se in effetti è vero. 12 giugno 2009. Diario. Sono stato licenziato. Ho bevuto il mio sangue. Ha un sapore semplicemente delizioso, dolce e intenso. Ci penso da giorni oramai. E quel liquido è decisamente magico, sai? Così rosso, così misterioso. Lo amo. Berrei il sangue dal mio stesso corpo, se solo non fossi sicuro che mi ucciderebbe. Cercare di tenere a freno questo mio gusto è stato proprio stupido. Si tratta di una cosa meravigliosa, più bella di qualsiasi cosa al mondo. Niente può batterlo. I miei pensieri corrono. Se il mio stesso sangue è così buono, chi sono io per stabilire che è il migliore? Devo scoprire se il sangue degli altri ha un sapore simile e che le conseguenze non blocchino le mie mani. Avrò il mio dolce elisir, il mio delizioso sidro, il mio vino rosso. 15 giugno 2009, ore 18. Stasera assaggerò il sangue di qualcun altro. Sarà quello della dolce vecchia Susan Anderson. Non mancherà nessuno in ogni caso, quindi sarà la mia prima vittima. Sarà a darle finalmente la pace, dato che è così vecchia e così vicino alla morte. Scommetto che il suo sangue è invecchiato bene, come del dolce, dolce vino. Verranno con me i miei due più cari amici. Vedi, caro diario, Mark e Alexis, mia sorella, capiscono e supportano questo mio nuovo gusto. Loro sanno quanto è buono e dolce il sangue, sanno quanto ne ho bisogno, quanto lo voglia, quanto il mio corpo lo agogni. Sì, assieme a questo coltello e a questo bicchiere, loro mi aiuteranno ad assaggiare il sangue che la cara Susan condividerà con me. Ore 19. Susan mi ha aperto la porta, pensando che fossi andato a bere una tazza di tè. Non ha neanche chiesto a cosa servissero coltello e bicchiere. Diavolo, li ha perfino portati in cucina. Ma sì, alla fine non mi servono. Ho questa penna con me e, come si dice, ne ferisce più la penna che la spada. Sarà il mio aperitivo. Una semplice puntura sul dito è tutto quello che mi serve. Mentre scrivo, l'inchiostro prende delle tinte rossastre, come se fosse intinto in un liquido rosso. Devo averne di più. Il dito non è stato abbastanza. Quello era un gioco da bambini. Ora, dove posso tagliare per trovarne di più? Ah, che stupido! Conosco la risposta. Il sogno non era una memoria, ma semplicemente mostrava il mio futuro. Le vene e le arterie dei polsi hanno il giusto mix di dolcezza. La mia dolce sorellona mi stava mostrando come farlo al meglio. Mio Dio, questo deve essere il nettare degli dèi. Il sangue è stato la risposta alle mie preghiere. Delle larghe macchie di sangue si formano sulle pagine da qui in avanti. Devo averne di più. Ancora, ancora. Ashley mi ha mostrato la via. 1 luglio 2009. Che bel diario! Che belle sensazioni di tenerlo fra le mani! La copertina ha uno squisito colore rosso. Le vecchie pagine ingiallite mi ricordano tanto quelle dei giornali di tanto tempo fa.
mi stavo giusto chiedendo dove Susan potesse averlo preso. Ma deve avermi letto nel pensiero, perché mi ha detto che ne ha tanti uguali o simili. Deve essere proprio ricchissima. Diari come questo devono essere messi in mostra, tanto sono belli. Mi ha anche invitato a casa sua, e infatti mi trovo qui adesso. Ha così tante cose in mostra. Vecchie pistole, pezzi di plastica antica e orologi vecchi, distrutti. Ha perfino un coltello e uno squisito bicchiere da vino in mostra in uno dei mobili. Mi ha mostrato anche una libreria immensa, piena zeppa di diari come quello su cui sto scrivendo. Molti sembrano antichi, ma ce ne sono addirittura di nuovi. Uno sembra proprio usato da poco, con la copertina nera lucente. Le ho chiesto se potevo leggerne qualcuno, ma lei ha semplicemente scosso la testa e sorriso. Beh, ma dove sono le buone maniere? Il mio nome è Marty Sampson, di Eatonville, Washington, e non vedo l'ora di poter scrivere le mie memorie su queste bellissime pagine ingiallite.